Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno, con Umberto Giordano. Nato a Foggia il 28 agosto 1867, Umberto Giordano era stato destinato dal padre alla carriera di maestro di scherma, in considerazione dell'attitudine dimostrata sin da fanciullo, ma contro il parere dei genitori preferisce invece dedicarsi alla musica. Per i primi rudimenti di pianoforte e solfeggio viene affidato a un dilettante amico di famiglia che, resosi conto delle sue non comuni attitudini musicali, convince il padre ad assecondarne la vocazione. Nel 1882, appena quindicenne, entra nel conservatorio di San Pietro Maiella di Napoli, dove studia contrappunto e composizione, pianoforte, organo e violino. Dotato di un naturale talento drammatico, nel 1889, ancora studente, compone l'opera in un atto Marina, che invia al concorso Sonzonio, lo stesso a cui partecipa, uscendone vincitore, Pietro Mascagni con Cavalleria Rusticana. Il lavoro di Giordano desta l'interesse dell'editore Edoardo Sonzonio, che, pur non acquistando l'opera, grazie anche all'interessamento del maestro Leopoldo Mugnone, impegna il giovane compositore con un contratto di 200 lire mensili e gli commissiona una nuova opera. Nasce così Malavita, ispirata alle scene popolari napoletane di Salvatore Di Giacomo, e rappresentata al Teatro Argentina di Roma il 21 febbraio 1892 con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno, i primi interpreti anche di Cavalleria Rusticana. Malavita ottiene un lusinghiero successo e si segnala per aver rappresentato una delle più interessanti espressioni del nascente verismo operistico. Grazie al vigore con cui Giordano riesce a portare sulle scene la vita dei bassi napoletani, rappresentati in tutta la loro crudezza, come viene sottolineato dalle entusiastiche critiche. Il lavoro viene poi presentato nello stesso anno a Vienna, a Berlino e a Praga, riscuotendo grandi consensi. Al San Carlo di Napoli, invece, il 26 aprile 1892, l'opera cade clamorosamente, proprio per l'eccessiva crudezza della vicenda. La critica sottolinea comunque la capacità di drammatizzazione del sofferto personaggio della protagonista, Cristina, caratterizzata da Giordano nella sua desolata vicenda con accenti di vibrante umanità. L'opera in seguito viene sensibilmente modificata e rappresentata con il titolo Il voto, al Teatro Lirico di Milano il 10 novembre 1897, in una versione edulcorata, poco credibile sotto il profilo drammatico, ma apprezzabile soprattutto per la scorrevole fluidità delle arie, in cui si ritrovano già quelle caratteristiche di esuberante immediatezza che saranno poi tipiche delle opere della maturità. Intanto Giordano aveva affrontato un nuovo lavoro, Regina Diaz, che si rivela un clamoroso insuccesso e induce Sonzonio a licenziare il compositore. Concepita secondo gli ormai logori schemi del melodramma di stampo romantico, l'opera rivela tuttavia le possibilità espressive di Giordano, tanto da indurre Alberto Franchetti a schierarsi in sua difesa
e a persuadere l'editore a offrirgli un'ulteriore possibilità. A Giordano viene affidato un libretto di Luigi Illica, Andrea Chenier, che era stato offerto allo stesso Franchetti, ma che questi cede generosamente al collega. Giordano si trasferisce a Milano e per 2 anni si dedica alla nuova opera, lavorando a diretto contatto con Illica, impegnato tra l'altro al libretto della Bohème di Puccini. Finalmente, nel gennaio 1896, l'opera viene consegnata all'editore e il 28 marzo rappresentata alla Scala. Il debutto è preceduto tuttavia da problemi determinati dal giudizio negativo espresso da Amintore Galli, consulente musicale di Sonzogno, che definisce l'opera irrappresentabile, tanto che in un primo momento viene cancellata dal cartellone. In difesa di Giordano si schiera Pietro Mascagni e Andrea Chenier può essere rappresentata con esito trionfale, anche grazie agli ottimi interpreti, con Giuseppe Borgatti nel ruolo del protagonista. Essendo venuto a mancare il tenore proprio alcuni giorni prima della rappresentazione, la scelta di Borgatti era stata un'intuizione di Luigi Illica, che aveva incontrato il tenore Emiliano appena rientrato dalla Russia nella galleria del Teatro alla Scala. Come racconta Borgatti nelle sue memorie, Illica lo colpì con una mano sulla spalla e gli disse chiaramente che sarebbe stato il nuovo Andrea Chenier. Borgatti strappa il libretto dalle mani di Illica e corre a studiare la parte senza ulteriori indugi. In base a quanto è stato ricostruito, gli saranno necessarie 6 ore per imparare tutto quello che serviva. La sua dedizione e l'impegno furono premiati la sera del 28 marzo 1896. Il successo dell'opera è indiscusso e si rinnoverà in tutti i teatri del mondo, al Regio di Torino sotto la direzione di Toscanini, a New York, Mosca, Pietroburgo, Buenos Aires, al Covent Garden di Londra con Enrico Caruso, ad Anversa in Fiammingo. Oltre a Borgatti, chiamato a bissare l'improvviso del primo atto, il trionfo era stato garantito dalla direzione d'orchestra di Rodolfo Ferrari, dal soprano Evelina Carrera nel ruolo di Maddalena e dal baritono Mario San Marco, il primo Gérard della storia. Per Giordano le chiamate alla ribalta furono una ventina e Andrea Chenier, la cui fortuna era cominciata con una scelta casuale di ripiego, è rimasto da allora uno dei titoli immancabili e stabili dei teatri di tutto il mondo. Ormai inserito di diritto tra i compositori più in vista del teatro musicale italiano, Giordano decide di affrontare un nuovo soggetto. La scelta cade su Fedora, un dramma di Victorien Sardou, cui il compositore aveva assistito anni prima nell'interpretazione di Sara Bernhardt. Chiesta l'autorizzazione a Sardou e preparato il libretto, si pone subito al lavoro e l'opera può essere rappresentata al Teatro Lirico di Milano il 17 novembre 1898. Interpreti Gemma Bellincioni e il giovane Enrico Caruso, che ebbe la sua prima grande affermazione e dovette bissare l'aria Amor ti vieta. L'opera rinnova il successo dell'Andrea Chenier, iniziando il suo trionfale tour attraverso i maggiori teatri del mondo. Alla Staatsoper di Vienna, il 16 maggio 1900, è diretta da Gustav Mahler, che manifesta tutta la sua stima a Giordano, apprezzando in particolare la sua incisiva forza drammatica. Fedora viene in seguito rappresentata a Parigi, al Théâtre Sarah Bernhardt, il 13 maggio 1905, con Lina Cavalieri, Enrico Caruso e Tita Ruffo, e al Metropolitan di New York il 5 dicembre
1906. A Fedora farà seguito Siberia, che debutta alla Scala il 19 dicembre 1903 con Giuseppe De Luca e Rosina Storchio. Portata a Parigi dall'editore Sonzonio, desta l'ammirazione del mondo musicale francese, ricevendo calorosi quanto inaspettati consensi, particolarmente da Gabriel Fauré, che in una lettera inviata alla moglie così scriveva a proposito di Giordano da lui incontrato sul Lago Maggiore. Durante le rappresentazioni italiane dell'anno scorso è stato l'unico compositore con cui ho potuto essere gentile nelle Figaro. Sembra però che fosse molto controverso nel suo paese e che il mio articolo abbia cambiato la sua situazione. Lo chiamavano pazzo e ora basta un articolo sulle Figaro per elevarlo alla dignità di grande uomo. Ah, l'umanità! Ancora nel 1911, dopo aver riascoltato Siberia all'Opéra, Fauré giudicò la partitura di Giordano superiore alla maggior parte delle produzioni della giovane scuola italiana. Va inoltre sottolineato, a conferma della stima goduta da Giordano negli ambienti musicali francesi, come un'occasione dell'onoranza Sardou, nell'ottobre 1910, il compositore chiamato a dirigere il secondo atto di Fedora. E come Siberia, a partire dal 1911, viene inserita nel cartellone dell'Opéra. Al 1915 risale l'opera comica Madame Saint-Jean, un lavoro che sarebbe stato suggerito a Giordano da Giuseppe Verdi ai tempi dello Chénier. Sappiamo comunque che la decisione di musicare il lavoro di Sardou fu presa dal compositore dopo aver assistito a una recita della grande attrice francese Regiane nel ruolo della lavandaia marescialla. Gli ultimi due lavori di Giordano, La cena delle beffe del 1924 e Il re del 1929, dopo un iniziale successo non rimasero a lungo sulle scene, non avendo resistito al rinnovamento del linguaggio musicale. Nominato Accademico d'Italia nel 1929, Giordano continuerà a dedicarsi alla composizione liriche per voce e pianoforte, musiche di scena, pezzi per pianoforte, pezzi sinfonici e musica sacra. Muore a Milano il 12 novembre 1948. Formatosi in un ambiente che gli aveva trasmesso l'eredità della gloriosa scuola napoletana, contribuendo a suscitare in lui la vocazione teatrale, Giordano non poteva non essere attratto dalla corrente verista. A questo riguardo va sottolineato come la sua formazione contribuisce anche l'influsso della Carmen di Bizet, la cui partitura è da lui presa ad esempio di drammaturgia preverista. Con l'affermazione di Cavalleria Rusticana e poi dei Pagliacci di Leoncavallo, il suo orientamento si delinea con quei precisi caratteri che lo avrebbero portato a fornire le prime prove interessanti con Malavita, dove va a fare ricorso a tutto un repertorio di canti e danze di Piedigrotta, a cui si uniscono le grida dei venditori ambulanti e di una piccola sofferta umanità che contribuisce a creare un'atmosfera verista. L'opera che viene considerata il suo capolavoro, Andrea Chénier, rivela caratteri innovativi, soprattutto sul piano vocale, essendo la voce non più e soltanto impegnata in abbandoni di carattere lirico, ma volta piuttosto a sostenere un continuo, efficacissimo recitativo che cede il posto a momenti di grande fusione melodica, in cui la vocalità viene enfatizzata contemporaneamente all'amplificarsi delle sonorità orchestrali. In sostanza viene a compiersi con lo Chénier la realizzazione più completa e realistica del verismo operistico. In particolare, la critica francese sarà unanime nel riconoscere il valore dell'Andrea Chénier
e Arthur Pougin sul Menestrel rileva come nei quadri in cui la plebe prende parte all'azione e diventa essa stessa una sorta di personaggio attivo, un po' a imitazione del coro della tragedia greca, la sua musica è animata, viva, tumultuosa, ricca di forza dinamica e di colore. Ma c'è un'altra cosa, sottolinea Pougin nell'Andrea Chénier. C'è la parte intima e passionale nella quale Giordano ha trovato accenti, ora toccanti e pieni di tenerezza, ora altenti, febbrili e patetici. In Fedora, Giordano trova poi il soggetto che gli consentì di rinnovare il successo di André Chénier. Affascinato dalla storia di Sardou, riuscì infatti a creare un perfetto clima musicale per la vicenda, in cui situazioni immerse, talora in un'atmosfera di vero romanzo giallo, sono interrotte da squarci lirici e momenti di grande suggestione drammatica, nonché citazioni di canti popolari russi che contribuirono a sottolineare il particolare clima esotico del lavoro, decretandone il successo, legato anche a molte pagine felici, come l'intermezzo sinfonico del secondo atto. Nelle opere successive, invece, il compositore non riuscirà a trovare la felicità di invenzione raggiunte in Andrea Chénier e in Fedora, anche se con Siberia ricrea un efficace esotismo attraverso le citazioni sapienti di temi russi, pur senza tradire i canoni dell'opera italiana. Spinto dal desiderio di rinnovamento, Giordano affronterà in seguito soggetti congeniali alla sua indole, ma in cui non troverà la spinta necessaria per realizzare una perfetta fusione tra musica e libretto. Il 7 luglio 1957 iniziano a Roma le sedute di incisione di Andrea Chénier per la casa discografica Decca. Ettore Bastianini e Carlo Gérard, accanto allo Chénier di Mario Del Monaco e alla Maddalena di Renata Tebaldi. Il ruolo di Gérard è senza dubbio uno dei più eseguiti dal baritono senese, toccando nella dozzina d'anni in cui è stato interpretato in repertorio, dal debutto nel 1953 al Teatro Nazionale di Torino, all'ultimo allestimento a Los Angeles nel novembre del 1965, una cinquantina di recite. È l'opera che vanta anche il maggior numero di registrazioni. Oltre all'incisione ufficiale Decca dell'estate 1957, di cui ascolteremo il brano di oggi, si annoverano ben 5 edizioni live comprese tra il 58 e il 61 e 3 registrazioni successive al 1963, di cui un'edizione radiofonica di eccellente qualità tecnica. Ascoltiamo il commento di Valerio Lopane. Quello di Gérard fu tra i primi grandi ruoli ad essere debuttati dal nostro neobaritono nel 1953. Questa creazione nacque sotto l'egida del direttore più culturalmente sensibile al valore e alle insidie del repertorio della giovane scuola, Gian Andrea Gavazzini. La lezione del grande maestro stimolò la sensibilità del cantore, che coniugata alla qualità assoluta della voce, fecero sì che Gérard divenisse fin da subito uno degli indiscussi capolavori di Bastianini. E le numerose testimonianze discografiche non fanno che avallarlo senza possibile smentita. Nella registrazione in studio sotto la direzione di Gavazzini abbiamo forse la più felice edizione di Nemico della Patria. In questa pagina Bastianini fonde un senso di contrasto interno tra il sogno illuministico rivoluzionario e la sua deformazione in una realtà causa di lacerata delusione. Il recitativo è scandito con una cupezza del colore che non scade mai nel truce. Come efficacissima è il sovvertitor di cuori e di costumi, tratteggiato da un suono come svuotato dal suo interno.
Il cantabile Undimera di gioia si apre ad un'espansione lirica che trova il suo fascino nella meravigliosa cavata vocale. Ma è nella seconda parte, dove alla personalità accesa si sostituisce un accento quasi aulico e al tempo stesso infiammato. Solo suo è il fare del mondo un pantheon, gli uomini in Dii mutare, legato ad un timbre e a una giustezza di accento che poi acquista di nuovo una passionalità più scoperta con tutte le genti amare. La grandezza di questo Gerard è da ricercarsi ancora una volta nella consapevolezza emotiva su cui viene costruito il personaggio. Sempre grandissima è l'abilità tecnica, ma quello che sbalordisce è l'approfondimento interpretativo. La creazione di Illica condivideva molto all'esperienza di vita di Ettore stesso. Le umiliazioni di Gerard Servo in livrea erano quelle del giovane Ettore. Nati entrambi con una sensibilità profonda, per Gerard politica e illuminista, per Ettore artistica ed espressiva, erano stati entrambi costretti ad una condizione avvilente, l'uno servo e l'altro figlio non riconosciuto, ragazzo di strada. Entrambi furono isolati, esclusi perché estranei a certe condizioni e costretti ad estraniarsi perché diversi. Ed il riscatto avvenuto per uno con la rivoluzione, per l'altro con una strabiliante carriera, era ora palesemente solo una terribile illusione. Così Valerio Lopane. Rileva infine Elvio Giudici, centrato più che sul fraseggio, sulla voce. È Gerard di Bastianini, voce però sensazionale per la pastosa tribrunitura di un timbro tra i più belli che il disco possa documentare in tutta la sua storia, per la saldezza dell'emissione, per l'uguaglianza del colore dai centri morbidi e vibranti ad acuti facilissimi. Un Gerard quindi meno sfumato rispetto a Galeffi e a Taddei, ma dal fascino vocale indubbiamente maggiore di entrambi. Ascoltiamo Ettore Bastianini in Nemico della Patria, dall'Andrea Chenier, nell'incisione Decca del 1957. L'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia è diretta da Gianandrea Gavazzeni. Buon ascolto e buona giornata a tutti. Costantinopoli, straniero, studio a sensir, soldato, traditore, Didi morì è un complice e poeta, sovvertitore. Son sempre un servo.
ammutato padrone, un servo obbediente e di violenta passione. A peggio uccido e tremo, e mentre uccido io piango. Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.